verbale, però so com'è, so che piazza è, so quanto si è portato a giocare qua. Di sicuro quando ero molto vicino di andare in un'altra squadra, in verità, però appena ho visto che sono il direttore proprio di parte qua, tutti sanno quando sono arrivato con il direttore, per tutto quello che abbiamo fatto a Verona, perché mi ha portato anche là. Allora mi ha dato la disponibilità proprio di mi ha chiamato di essere di poter venire qua subito. Abbiamo trovato d'accordo e sono proprio contento perché quando credo di avere il direttore in una piazza così importante, allora sarebbe buono, però sarebbe anche perfetto per me di essere proprio, di giocare proprio in una piazza così importante. Mi interessa la Serie B o la Serie A, mi interessa proprio i progetti, mi interessano proprio le squadre che lavorano in serie. Molto bene, conosco Valiani, abbiamo fatto a Bologna insieme, eravamo anche in Capra insieme, Valiani conosco, so che carica quando corre, quando lavora, allora non fa piacere che lo vede dopo c'è il gioco. Però conosco dal settore giovanile dell'IK quando giocavo là. Quelli due. Cioè non avevo stimolo, non ero qua. Può essere che andavo a casa mia a stare tranquillo, a fare vacanze. Gli stimoli ci sono 35 anni. Agosto faccio 35, però alla fine tutto quello che lo devo dimostrare ogni giorno in campo. Io non vedo l'età, vedo quello che c'è in campo. Per tanti giovani quando non fanno niente, non lavorano, non hanno voglia di lavorare, o al contrario anche vedo tanti giovani quando hanno voglia di lavorare, allora non c'entra niente l'età, c'entra solo la voglia, di quella ce l'ho ancora, però le parole sono solo per iniziare, tutto quello che conta è il campo, allora vediamo in campo se sono capaci 35 anni. Io come carattere sono uno che non parla, però quando devi dire qualcosa lo capo. Sempre fatto così, sempre al spogliatore, quando serve da dire qualcosa lo dirò, quando vedo che qualcosa non mi piace lo dico lo stesso. A me mi interessa solo il gruppo, mi interessa solo la squadra di creare un spogliatoio unito, essere tutti felici di quello che stiamo facendo e avere la voglia di fare qualcosa in più, qualcosa di buono, perché credo che squadre come Bari meritano qualcosa in più, allora manca qualcosa, questo qualcosa dobbiamo trovarlo tutti insieme, io non posso fare miracoli, io posso mettere a disposizione la mia esperienza, la metto, volentieri, però non ne posso fare qualcosa da solo, io cercherò di dare qualcosa in più e cercherò di far capire che da soli non possiamo fare niente, tutti uniti, quando parlo tutti uniti, quello non c'entra solo la squadra, c'entra. Ognuno deve fare il suo, la società è il suo, noi il nostro lavoro e poi il vostro, però sempre con lo stesso. Sappiamo cosa significa il Vangelo, significa un angelo che porta le notizie buone, allora spero di portare notizie buone in questa città. 35 anni non so se posso fare qualcos'altro, no? Sì, faccio difensore centrale, ho fatto anche terzino destro a Bologna, un anno, l'ultimo anno a Bologna, però no. Adesso sono centrale, non penso di fare qualcos'altro. No. Di sicuro le mie scelte di andare in D sempre sono state in società dove hanno un progetto di fare qualcosa in più. Allora mi ha convinto subito il direttore di venire qua. Dopo sappiamo che sono cambiati gli anni, con tutti questi problemi che hanno il calcio italiano adesso, questo periodo. Allora, come ha detto anche il mister che ho sentito, è vero, i favoriti sono altri quest'anno, perché hanno speso, hanno più soldi da spendere, allora sappiamo quanto è importante avere tanti soldi da spendere a disposizione, però non c'è niente da provare, io penso sempre così, dare il massimo e dopo vediamo dove possiamo arrivare, perché credo che abbiamo una forza in più, cioè queste sono la tifoseria, perché di avere sempre 25.000 persone in campo, allo stadio sarebbe
una persona in più in campo. Allora, noi cerchiamo di fare quello che ha detto, essere insieme, tutti uniti e vediamo dove... Sì, appena ho preso il 18 mi piaceva come numero, dopo è diventato il mio numero preferito e cerco di tenerlo per sempre. Dopo c'è una cosa che non riesco a dirlo, lo tengo per me perché lo voglio tenere per fine mia carriera. Sì, abbiamo 2 anni perché ho tenuto 2 anni questa storia. Ma mi è cambiato tantissimo, però credimi che mi ha dato più stimoli di prima. Cioè, dici tante volte, può essere che ti arriva una storia così, può essere che dici 35 anni smetto anche perché non voglio neanche avere altre pressioni a testa mia. Invece mi ha liberato di più e mi ha dato ancora più forza di continuare, perché l'ho detto anche a Verona l'anno scorso, che gli ultimi anni della mia carriera saranno tutti dedicati a mio fratello. Allora, dei stimoli ci sono, allora, più di così non riesco a trovare più, cioè stimoli più importanti di questo per me non riesco a trovare, allora mi va bene, posso continuare finché posso fisicamente star bene, allora darò sempre il massimo, perché mi interessa solo questo, io non so com'è, cioè dentro il campo mi interessa sempre dare il massimo chiunque, quello è importante, dopo se siamo forti, siamo scarsi, questo è un altro discorso, però dare il massimo, sudare, lottare fino alla fine credo che sia la cosa più importante, perché alla fine parliamo di calcio, non parliamo di guerra. Allora credo che la gente che capisce di calcio, appena vede i giocatori che danno il massimo. Benvenuto innanzitutto, Rogeris, volevo farti una domanda. Tu comunque a Otavoloni sei stato a Cesena, ma soprattutto 4 stagioni a Verona, promozione, due salvezze, il primo campionato con 12 anni di B anche piuttosto esaltante. Cosa porti dell'esperienza veronese? Cosa ricordi? Sapete che con Verona ci ho legato tantissimo, ho fatto 4 anni migliori della mia vita, perché anche insieme con il problema che ho avuto questi ultimi 2 anni ci ho legato proprio tanto con la squadra, tanto con i tifosi. Allora, è stato per me difficile di andare via prima, però quello che ha detto per me non cambia niente, dare il massimo, quello è il mio modo, è quello là, cioè dare il massimo, lottare, e dopo vedremo tutti che saranno tutti contenti. Però se tu non metti la carica, non metti la voglia di lottare in ogni partita, dopo chiunque può dire qualsiasi cosa. L'anno scorso cosa non è andato? L'anno scorso è iniziato male, era stato un anno un po' difficile per tutti, anche strano perché all'inizio siamo partiti male, con tanti infortuni e così, ma dopo lo sai, quando inizia male è difficile alzare la testa, però mi dispiace che è andato così male, perché credo che una piazza così, per me, ti dico sempre, perché ti dico, non mi nascondo che nell'Elas mi sono sentito proprio giocatore di nuovo, è diventata proprio casa mia, allora mi dispiace che è andato così, però la vita va avanti, io sono qua adesso e quello che ho detto io non posso amare questi colori da un giorno all'altro e non so se lo farò, però vada rispettata dal primo giorno fino all'ultimo. Dopo ci riesco a amare, perché può essere sto qua 2, 3, 4 anni ancora magari, perché non so se ce l'ho tanti ancora, sarà perfetta. Però quello che dico, vada rispettata dal primo giorno fino a... Non lo conoscevo prima dell'Elas. Quando mi ha chiamato nell'Elas, io volevo andare perché l'Elas per me, sapete tutti che significa, cioè è il mio paese. Allora per me è stato bellissimo proprio giocare là. Allora questi 4 o 3 anni che siamo stati insieme là mi ha fatto dimostrare, cioè nel senso siamo litigati tante volte, non so quante parole abbiamo detto, però quando si faccia a faccia dici le cose come sono, lui è. Lì capisci con che persona hai da fare. Non è un finto, è un vero uomo per me. Allora quando mi ha chiamato ho lasciato le altre squadre che avevo detto guarda, prima devo parlare con Sony, dopo vedrò cosa farò. Allora appena abbiamo parlato abbiamo deciso proprio di continuare insieme, di fare una nuova avventura insieme, perché so quello che vuole. Allora so anch'io cosa devo mettere in questo. Sì, però ho letto la storia, ci sono tanti. Vediamo quanti greci sono qua, perché mi sembra che c'è anche comunità greca. Sì, so la storia del Bari. Allora no, io mi sento a casa, la verità qua, perché tutto il modo che vedi, sai, mi sembra che sono molto molto più vicino nella nostra cultura.
questa è la verità, sì. No, io ti dico, sono contentissimo, non è che sono venuto qua solo per fare un anno, due anni, così, non l'ho fatto mai nella mia carriera, allora sono sicuro che non lo farò neanche qua. Appena non mi sento bene, credetemi che sarò il primo che andrà via senza problemi. Allora, io l'ho detto, dal primo giorno fino all'ultimo sarà rispettata la maglia, saranno rispettati rispetto a voi, rispetto alla società, rispetto a tutti, sempre l'ho fatto nella mia carriera, lo farò anche qua. Allora, spero di poter fare veramente un campionato bellissimo, perché, come ha detto, merita questa piazza qualcosa di più.